Ciao a tutti amici di xmordo.com, sono Ivan e benvenuti alla video review del nuovo Gigabyte Xeno. Abbiamo visto l'unboxing del prodotto, abbiamo visto cosa contiene la confezione, l'abbiamo collegato al computer e adesso vedremo come funziona questo particolare mouse di casa Gigabyte. Una panoramica veloce del dispositivo, abbiamo sul lato sinistro il pulsante di accensione che accende il mouse in modalità predefinita mouse mode, diciamo. Quindi non mantiene la memoria dello stato precedente, il pulsante mod che ci permette di swappare tra la mouse mod e la touchpad mod, il pulsante destro del mouse, quindi quello tipicamente posizionato su questo lato, e il pulsante free scrolling che vedremo successivamente. Il pulsante sinistro del mouse è fisico, non è touch, ed è interamente fruibile in tutta la superficie superiore, diciamo. Questa scelta qua è, diciamo, abbastanza discutibile, innanzitutto perché rende il mouse poco ergonomico. Usando il mouse normalmente, grazie alla forma non proprio confortevole, è difficile raggiungere il pulsante sinistro del il pulsante destro, scusate, del mouse. Ci troveremmo infatti in questa situazione ad avere il dito troppo distante e non riuscire facilmente a raggiungerlo. Infatti ci troveremo molto spesso a cliccare il pulsante free scroll mod invece che il pulsante destro. Comunque, allora accendiamo il mouse, la modalità è ovviamente quella mouse mod, ok, e vediamo un attimino il software di configurazione. Il software di configurazione è decisamente semplice, permette di configurare due gesture in modalità mouse e quattro gesture in modalità touchpad. Abbiamo lasciato queste qui, che sono alcune tra l'altro predefinite perché sono quelle più intuitive da vedere durante la video review, ma è possibile ovviamente configurarle andando a scegliere tra un preset di possibili, diciamo, funzioni come la gestione dell'avanti e indietro in un browser, sinistra e destra, riduzione icona, ingrandisci, volume su, volume giù, muto, desktop, apri programma e tastiera specifica. Ad esempio possiamo gestire un comando in tastiera specifica oppure aprire un programma o un indirizzo link configurandolo nell'apposita finestra. Allora, abbiamo anche tra l'altro qua un indicatore che ci dovrebbe dare lo stato della carica delle batterie, usa due pile stilo di tipo AAA, ovviamente sono cariche, l'autonomia dovrebbe essere decisamente importante, pertanto non potremo apprezzare il funzionamento corretto o meno di quell'indicatore. Vediamo innanzitutto alcune caratteristiche del mouse. Il mouse si può utilizzare in modalità normale, mouse mode, eccolo qui. La parte superiore, touch, ci permette di effettuare, lo alzo un attimino, ma effettuare ad esempio la navigazione all'interno del menu come se fosse uno scroll normale. In realtà funziona esattamente in questo caso come uno scroll, ma vediamo un attimino in modalità mouse le funzioni, le gesture multitouch. Eccoci qua, siamo nel browser, abbiamo configurato la possibilità di andare avanti e indietro, facendo così, come potete vedere, stiamo navigando nella cronologia, abbiamo già aperto qualche sito per farlo funzionare. Okay. Adesso, per esempio, andiamo alla pagina conclusioni. Ok, si carica la pagina e facendo, diciamo, un doppio tocco, un doppio swipe verso sinistra, torniamo alla pagina precedente. Eccoci qua. Ok, e queste sono sostanzialmente le due gesture multitouch supportate dai driver che si possono configurare in modalità mouse. Vediamo ora la modalità touchpad del Gigabyte Xeno. Per passare dalla modalità mouse alla modalità touchpad premiamo il pulsante mod, ecco qua, e a video vediamo che si evidenzia la modalità touchpad. Per utilizzare il mouse in modalità touchpad occorre ruotarlo di 90 gradi tenendo la parte, il dorso, diciamo, quella più alta da contatto col palmo della mano verso sinistra e possiamo navigare all'interno del sistema come se avessimo un touchpad normale di un portatile.
Abbiamo quattro gesture personalizzabili, abbiamo lasciato browser avanti e indietro come in precedenza, ma abbiamo aggiunto riduzione icona con un doppio swipe verso l'alto e la visualizzazione del desktop mostra nascondi verso il basso. Vediamo subito quindi il desktop, eccolo qui. Possiamo passare dal desktop all'applicativo che era aperto in precedenza e la riduzione icona con lo swipe verso l'alto. Il click avviene o in modalità touch o in modalità fisica col click come visto in precedenza, mentre abbiamo sempre, spostiamoci per mettere il focus, la possibilità di navigare all'interno della cronologia nel browser come abbiamo visto in precedenza. Oh, scusate, adesso ho dato il comando. A volte dando delle gesture non proprio troppo precise, tipo come ho fatto adesso in questo momento, non diciamo lineare ma curva, si può passare, il mouse interpreta la gesture sbagliata sostanzialmente. Per quanto riguarda il pulsante destro, rimane sempre quello fisico, non è possibile utilizzare come visto nessun tasto sopra il mouse. E poi presente, ecco qui, il software che ci permette di disegnare a schermo che viene proposto da Gigabyte. Il software sostanzialmente permette alcune funzioni, ma lo troviamo poco utile e a volte non funzionale perché tipo il sistema si pianta e non si capisce bene come farlo funzionare. Sicuramente una funzione in più, ma che all'atto pratico non trova particolare utilità. Torniamo in modalità mouse, che adesso il mouse è. Ok, l'ho proprio spento, scusate. Torniamo in modalità. Per disattivare il tool si clicca qui. Ok, torniamo in modalità mouse. Abbiamo quindi, ricapitolando, il funzionamento mouse che ci permette di utilizzare il Gigabyte Xenon come normale mouse. Abbiamo il tasto destro nella parte superiore del mouse fisico, la possibilità di effettuare il canonico scroll con degli swipe nella parte superiore e la navigazione e la cronologia con la gesture multitouch. Il tasto destro del mouse è invece sempre fisico, posizionato sulla parte esterna del mouse stesso, decisamente scomodo da raggiungere anche perché è molto, diciamo non molto, scusate, è decisamente vicino all'inizio del mouse, è poco raggiungibile. Usando ad esempio nel nostro caso il mouse, ci troviamo davvero scomodi ad usarlo, poco ergonomico. Abbiamo poi la modalità touchpad che ci permette di utilizzare il mouse come un touchpad di un portatile. Funziona bene, dobbiamo dire. Abbiamo nella parte sinistra destra, scusate, lo scroll verticale come nei touchpad dei portatili. E il pulsante destro è sempre quello fisico. Abbiamo poi infine la modalità free scrolling con il pulsante destro piccolino che ci permette di, scusate un momento, che ho chiuso tutto il browser, che ci permette di navigare nel browser muovendo il mouse, eccoci qui, per scrollare la pagina. Quindi ci avanza il movimento del dito. È un dispositivo particolare, non semplice da utilizzare all'inizio, abbiamo visto anche durante la recensione che qualche volta mi sono confuso nei passaggi tra le varie funzioni ed è particolare nel senso che permette all'utente di utilizzare Windows 8 in modo anche magari più efficiente, ma a volte meno intuitivo. Vedremo quindi bene un attimino tale, certo. Si tratta quindi di un prodotto particolare, innovativo sotto alcuni punti di vista, non troppo immediato da utilizzare, poco ergonomico perché gli spigoli sono abbastanza netti, la facilità di utilizzo del tasto destro è assai limitata e comunque i vari pulsanti tendono a confondere un pochino, soprattutto all'inizio. Abbiamo un software che ci permette di disegnare a video che però non è di particolare utilità. Si tratta quindi di un prodotto di nicchia che,
potrebbe trovare un riscontro da parte di qualche utente, ma che sostanzialmente non migliora in modo particolare l'esperienza d'uso, ad esempio, di Windows 8, come ci aspettavamo. E sostanzialmente a livello di un touchpad di un portatile, tolto ovviamente la gesto multitouch, che si rivelano decisamente comode in alcuni frangenti, ma non cambia di molto l'esperienza da un mouse normale. Con questo abbiamo chiuso la video review. Un saluto a parte dello staff di extremadura.com.